Ok, allora anche oggi è il video proiettore, anche funzionante. Oggi volevo fare un paio di approfondimenti sul modo, no, di usare il database in termini di organizzazione del codice, no, che poi cercheremo di rispettare sempre. Volevo un attimo solo farvi vedere un esperimento molto semplice che ci dà un'idea, visto che in questo corso siamo sempre anche, cerchiamo sempre anche di essere molto attenti alle prestazioni. Ieri abbiamo fatto delle query nel database, delle interrogazioni. Quanto tempo ci mette il database a eseguire un'interrogazione? Quanto è lento? Quanto è veloce? Allora, per farlo potrebbe essere semplice fare un programmino di test che fa 1000 volte un'interrogazione e vedi quanto tempo ci vuole. Proviamo a farlo così, interattivamente. Se io prendo la mia tabella parola e provo a scrivere una query dicendo scegli, select, dunque asterisco, from, parola, where, nome, uguale, ci eravamo affezionati al gatto. Se eseguo la query e leggo l'ultima riga che è stata stampata qua sotto, mi dice aspetta però, cioè righe modificate 0, righe trovate 1, durata di una query 0,047 secondi. Quindi siamo sui 40 millisecondi. Occhio che questa è la prima query che abbiamo fatto. Io ho appena attivato il database adesso. Se la rifaccio subito dopo, il tempo è diventato di 0,016 secondi, 16 millisecondi. Se il database ovviamente la prima volta deve caricarsi le strutture dati, aprire le tabelle, eccetera, ci mette un pochino di più. No? E se ripeto la stessa query dopo un po', in realtà lui è abbastanza furbo da fare caching, si accorge che la query è la stessa e mi risponde in un tempo che è, a detta sua, inferiore al millisecondo. Se io anche cambio al posto di gatto, metto elefante, lì mi dovrebbe rispondere di nuovo la prima volta in 16 millisecondi e le volte successive in 0. In meno di 0 non esiste, in meno di un millisecondo. Quindi questo, vabbè, il fatto che io richieda subito dopo la stessa cosa è molto improbabile. Però stiamo ragionando sul database per le query di tipo semplice rispondono in un tempo che è di qualche decina di millisecondi, non microsecondi, millisecondi. Quindi rispetto ai tempi con cui avete fatto le prove sulle strutture dati, sulle liste, no? Nelle esercitazioni precedenti, qui siamo a tre ordini di grandezza superiore, anziché frazioni di millisecondo, qui siamo a decine di millisecondi, quindi tra 100 volte più lenti. No? Dipende poi anche da come è stato strutturato il database. Ad esempio, io qua nel costruire il database, visto che l'ho fatto io e non l'avete fatto voi, vi faccio vedere che ho definito per le due colonne sicuramente la chiave primaria che deve esserci sul campo numerico, ma poi ho aggiunto una chiave, un indice di tipo univoco sul campo nome. Questo indice è ciò che permette al database di trovare velocemente se un determinato nome c'è oppure non c'è. Se io rimuovessi questo indice e salvassi la struttura del database, quindi ho gli stessi dati ma non c'è questo indice in più, e provassi a fare le stesse query, mi salta fuori che ci ha messo 800 millisecondi la prima volta, ci riprovo, scende niente, rimane sugli 8-900 millisecondi. Quindi vedete che una cosa che sembra banale, cioè il fatto di avere gli indici giusti sui campi sui quali dovrei fare la ricerca, che è un problema tipicamente di progettazione di database, ha un impatto. Beh, da 10 millisecondi a 900 millisecondi siamo quasi 100 volte tanto. E ce ne accorgiamo che prima, come premevo il bottone query, mi rispondeva istantaneamente. Adesso quando premo devo aspettare un secondo, percettivamente è un tempo lungo un secondo. Ti accorgi che sto facendo qualcosa. Ok? Quindi l'efficienza è a tutti i livelli, anche
partendo dall'efficienza di progettazione della base dati. Sapere quali sono le interrogazioni che il programma farà e creare il database in modo da ottimizzare l'esecuzione di quelle interrogazioni, ad esempio creando gli indici opportuni, le chiavi esterne, cose di questo genere, che permettono all'ottimizzatore interno del database di agire più velocemente, e a beneficio sul programma. E qui lo possiamo fare con una riga sola. Il bello dei database è questo, nel senso che io ho sbagliato, vabbè, me ne pento, riaggiungo l'indice, aggiungiamo un indice, mi sembra che posso fare anche da qua, crea un nuovo indice, unique, salvo. Adesso vedi che lui ci mette un attimo di tempo, perché deve ricreare l'indice, quindi ci ha messo un po', ma adesso se facessi la query di nuovo, mi risponde di nuovo in qualche decina di millisecondi, o anche meno. Il bello delle basi dati è proprio questo, che io a livello dichiarativo dico di quali strutture di supporto ho bisogno e poi l'algoritmo ottimale per rispondere all'interrogazione lo decide l'ottimizzatore del database, se io ho creato il strutture di supporto. Quindi qui però stiamo parlando, ricordiamo, non dimentichiamoci di un fattore 100 di efficienza nel progettare bene oppure male la base dati. Adesso l'oggetto di questo corso non è ovviamente la progettazione della base dati, ma solo per darci così un ordine di grandezza, una sensazione che non dobbiamo dimenticare. Ok. Torniamo invece a noi, o all'organizzazione del codice. Allora, ieri abbiamo messo in piedi un'applicazione minima che fosse in grado di fare delle query, buttando il codice così dentro un metodo senza ragionare più di tanto su dov'è il luogo più opportuno per aprire connessione, usarla, eccetera, eccetera. Allora oggi ragioniamo un pochino su questo. La prima cosa di cui parliamo sono i cosiddetti prepared statement. L'avevo già citato quando vi ho parlato dell'oggetto statement, dicendo sì, questo è il modo più semplice, ma noi non lo useremo mai. Useremo sempre una cosa che si chiama prepared statement. E cerchiamo di capire perché. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, qui un esempio leggermente diverso, ma la sostanza è la stessa, abbiamo preso da una casella di testo dell'interfaccia utente, del testo, in questo caso, nel nostro caso si chiamava parola, qui in questo esempio sulla slide si chiamava user, utente, e abbiamo costruito un'interrogazione SQL combinando stringhe costanti con questa stringa variabile user. No, esattamente ciò che abbiamo fatto l'altra volta. Abbiamo visto, beh, la stringa è questa, però ci vuole una parte variabile, questa parte variabile la concateno dentro, la inserisco nel punto giusto. Quindi costruisco per concatenazione una stringa SQL. Questa concatenazione comprende delle parti fisse e delle parti variabili che dipendono appunto dalle variabili in gioco. Ma non dimentichiamoci che questa variabile arriva dall'utente, l'ha scritta l'utente. Poi noi prendiamo questa stringa e con le credenziali che la nostra applicazione ha per poter accedere al database, mandiamo al database questa stringa. Allora, qual è il problema di questo approccio? Ci sono due problemi. Uno, il principale, quello di sicurezza, e il secondo, anche di prestazione. Vediamoli. Problema di sicurezza. Immaginate un utente particolarmente malizioso, scafato, eccetera, eccetera, che quando gli chiedete che parola vuoi cercare nel database, oppure qual è il tuo nome utente, anziché scrivere Giuseppe, scrive questa cosa qua. Apice, punto e virgola, spazio, delete, asterisco, from users, punto e virgola, trattino, trattino. Cioè, uno avrà pure il diritto di chiamarsi così, no? Il suo nome, lui inserisce questo nella casella di testo. Cosa succede? Succede che noi prendiamo questa cosa qui, scritta in blu, la mettiamo dentro la variabile user e poi concateniamo la variabile user dentro questo. Allora, se io vado a vedere la stringa SQL che rimane, dopo aver concatenato questo user strano, mi viene fuori questa.
select asterisco from users where username uguale apice, fino al primo apice è alla parte costante, poi ci aggancio dentro user, cioè questo, apice punto e virgola delete, eccolo qua, apice punto e virgola delete asterisco from user punto e virgola trattino trattino, e questo è il nome del mio utente, per strano che possa sembrare, l'altro apice mi arriva da qua, dalla concatenazione. Quindi, la query che vede il database è questa qui, in rosso, quella velenosa. Io sto mandando al database una query che è fatta da un select stupido, che non seleziona niente, punto virgola, cancella tutto dalla tabella utenti. Lui vede questo comando e lo esegue. Quindi un utente, inserendo un campo, formattato in modo bastardo, dentro una stazione di testo qualsiasi, mi ha cancellato tutti gli utenti. Questo è un buco di sicurezza enorme, si chiama SQL injection, cioè un modo per iniettare del codice SQL a piacere, perché io qua ho scritto delete asterisco from users, è il danno minore che potevo fare. La cosa migliore sarebbe fare select numero di carte di credito from users. Allora diventa più interessante che non cancellare gli utenti che fa un danno e basta. Quindi io riesco a far eseguire surrettiziamente all'applicazione del codice che al database a cui l'applicazione è collegata, del codice delle query che non sono per nulla quelle che il programmatore pensava. Sono riuscito a iniettare dei pezzi di codice SQL che voglio io e farlo eseguire per conto dell'applicazione. Quindi io non ho bisogno di avere accesso al database, non ce l'avrò mai, il database era protetto, non ho le password, non riesco neanche a collegarmi via rete, perché ci sarebbe un firewall che lo blocca. Ma un'applicazione tranquilla che ha un'interfaccia utente, quella lì, se è scritta male, permette il cosiddetto privilege escalation, cioè un utente che ha il privilegio, ha il diritto di usare un'applicazione, in realtà riesce a fare cose che potrebbe fare se avesse il diritto di vedere direttamente il database, cosa che normalmente non. Quindi riesce a ottenere azioni e informazioni che sono al di sopra del suo livello di privilegio, di diritto. Allora, noi questo lo dobbiamo evitare, evitare, evitare. Assolutamente. Dove sta la fonte del problema? Vabbè, la fonte del problema è questo apice. Questo apice che a noi sembra, quando l'utente l'ha inserito nella casella di testo, a noi sembra un pezzo del nome, ma in realtà, per come ho costruito la stringa, in realtà diventa parte non più del nome ma della sintassi del comando, e quindi mi modifica la sintassi del comando, e quindi da lì in avanti ho perso il controllo, l'utente ha perso il controllo. Allora quello che bisognerebbe fare è dire: ma guarda che se per caso l'utente nella sua query ha messo un apice, allora trasforma quell'apice in qualche cos'altro, magari con delle sequenze di escape, tipo barra rovesciata apice, che fa sì che l'apice venga considerato come parte della stringa e non come terminatore di fine stringa. Anche perché se uno si chiama con un cognome che è accentato, magari l'apice lo vuole mettere, oppure il nome, il cognome ha l'apostrofo dentro, è legittimo che ci sia, e che debba essere trattato come carattere normale e non come parte della sintassi della stringa. Quindi, tra l'istante in cui leggo la stringa dall'utente, il nome, e l'istante in cui compongo la query SQL, devo manipolare questa stringa andando a proteggere tutti i possibili caratteri o combinazioni di caratteri pericolose. Quali sono i caratteri, le combinazioni di caratteri pericolose? Sono tante. Sicuramente l'apice, ma poi c'è la capo. Cosa capita se vado a capo a metà di una stringa? Ci saranno altri caratteri di controllo, alcuni caratteri internazionali magari il database non li considera bene. Cioè, dovrei fare un lavoro non banale di capire quali sono tutte le possibili combinazioni di caratteri che poi combinate con i pezzi di stringa costanti della mia applicazione possono creare dei pattern potenzialmente dannosi. E questa è una gara, nel senso che più io
proteggo, più gli hacker, diciamo così, che sono intenzionati a bucare il mio sistema, se ne inventano di peggio. Quindi non sarà mai perfetta una difesa basata sul cercare di riconoscere delle condizioni dannose. Per cui, alla fine, l'ultima riga dice non bisogna mai, ma neanche per una volta, ma neanche per sbaglio, fidarsi dei dati che arrivano dall'utente. Perché dice, ah sì, io divento apposta l'apice, ma lui magari lo fa col doppio apice, lo fa mettendo una capo, lo fa mettendo un carattere di controllo, nella stringa, un null dove non deve esserci, chissà cosa si inventa domani l'utente. E io devo averlo previsto anni prima che quell'utente domani si inventerà una certa cosa, in modo che il mio codice sia protetto rispetto a quella. Non può funzionare, dai. Non è credibile. È una pezza che va bene per oggi, no? Ma domani sono di nuovo esposto al rischio. Sono due immagini un po' carine, ho fatto un giro. Questo qua è un tizio che cerca di fare SQL injection sulla targa dicendo se mi fotografano gli autovelox, io ho una targa finta, poi apice, drop database table e cancello, li faccio cancellare. Per cui se chi ha scritto, ovviamente non funzionerà mai, no? Se chi ha scritto il software non ha protetto bene contro la SQL injection, e allora il fatto di fotografarmi mentre passo ad alta velocità gli fa bruciare praticamente le informazioni che ha sul database. E vabbè, e poi c'è un'altra vignetta che vi leggete con calma, che è la stessa cosa, di una mamma che ha chiamato il figlio Robert, chiuso apice, drop table, e quando a scuola hanno inserito i suoi, vogliono inserire le insufficienze, non sono usciti, sono cacciati tutti gli studenti anziché inserire il voto. Quindi su questo tema qua, oltre all'ironia, ci sono molte, cioè, un tema molto sentito, sia nelle applicazioni che anche e soprattutto nelle applicazioni web, per cui a qualunque sito web che sia suscettibile di questo, chiunque può andare a collegarsi e rubare i dati. Dati che gli utenti hanno dato, avete un bel da dire, mi fido di chi ha creato quel sito che non usi in modo illecito le informazioni che gli do. È bravo, però se c'è anche solo in un punto un errore di programmazione, chiunque può andare a accedere a quei dati lì. Non è al di là dell'intenzione di chi ha costruito il sistema. Quindi errori di programmazione che si trasformano in cose molto dannose. Ok, questo è il primo problema. Poi c'è un secondo problema minore, rispetto al primo sicuramente minore, che è anche quello di prestazioni. Allora, cosa fa il database? Perché il database, quando eseguiva la stessa query più volte di fila, le prime volte era un pochino più lento delle seconde? Perché alla fine, quando noi mangiamo un'interrogazione al database, il database deve fare tre cose, quattro. La prima è analizzare la richiesta, fare il parsing, vedere qual è il comando, quali sono gli argomenti, quali sono i parametri, eccetera. E capire la richiesta. La seconda è ottimizzare la richiesta, cioè decidere di fronte a quella select come la eseguo, quali indici usi, quali tabelle devo incrociare, quali dati, lavoro interno, suo, per carità. Poi l'esecuzione della richiesta, quindi effettivamente va a prendere i dati, e poi la preparazione e la restituzione del risultato. Le fasi che mi interessano ovviamente sono l'esecuzione e il risultato. Il parsing, cioè la lettura, e l'ottimizzazione della richiesta non sono produttive. Il problema è che se io ho la stessa query, quella delle parole, del dizionario, che gli mando 100 volte, con 100 magari nomi diversi, 100 parole diverse, la query è sempre la stessa, cambia un valore. Però il lavoro che deve fare il database, di fare il parsing della stringa, che per lui è una query nuova, ottimizzarla, alla fine, dopo il parsing e l'ottimizzazione, arriverà lo stesso risultato, perché la query è la stessa. E poi la esegue. Allora, nella fase di parsing, ottimizzazione e di esecuzione, se la query è sempre la stessa, sarebbe utile dire al database, guarda che io da adesso in avanti ti manderò 100, 1000 query che sono tutte fatte così. Cambieranno i valori, ma la struttura è questa. Quindi tu per favore il parsing fallo una volta sola e l'ottimizzazione una volta sola. Poi io ti manderò i valori specifici, i 100 valori o 1000 valori specifici, e tu dovrai solamente più fare l'esecuzione di un'interrogazione che è già preanalizzato, preottimizzato. E quindi sarai più veloce, con gioia di tutti.
Più veloce, ma perché ci andiamo a limare il millisecondo in una cosa che è già veloce? Per due motivi. Il motivo per cui ci interessa questo tipo di prestazione, vediamo un sistema che ha molti utenti. Soprattutto il database, che un database è unico e magari gli utenti che lo usano, ciascuno sul suo PC, sono centinaia. Allora, ogni millisecondo risparmiato sul server ha due effetti. Uno è che è quello di ridurre il tempo di latenza. Cioè, quando voi usate l'applicazione, da quando schiacci il bottone a quando vedi il risultato. Quello è il tuo tempo di attesa, di latenza, che è la somma di tutte le operazioni che devi fare. Quando questo tempo di attesa supera i 300, 400 millisecondi, da mezzo secondo in avanti, l'utente comincia a irritarsi al giorno d'oggi. Se sei sotto i 200 millisecondi, l'utente non se ne accorge, rientra nei tempi di relazione normale. L'obiettivo è ridurre il tempo di latenza di ciascuna operazione al di sotto di 100, 200, 300 millisecondi complessivi. Chiaro che se ho la query da 900 non va bene. Ma poi un problema forse peggiore è che se una query ci mette su un database 50 millisecondi, per fare un numero facile, vuol dire che in un secondo quanti 50 millisecondi ci sono? 200. Vorrà dire che quel sistema non potrà mai eseguire più di 200 query al secondo, se ciascuna impiega 50 millisecondi, perché il tempo a disposizione di un secondo è di 1000 millisecondi, e se ce ne metto 50 per una query e metto tutte in fila, ne faccio al massimo, se arrivano tutte ben ordinate in fila al momento giusto, al massimo 200. Quindi ho un limite alla scalabilità del sistema, cioè il numero di utenti contemporanei che quel sistema può sopportare. Se voi pensate di premere un bottone ogni 5 secondi, avere 200 qui, e supponiamo che ogni bottone faccia una query sola, quando in realtà poi ne farà di più, ma se premete un bottone ogni 5 secondi, facciamo 10, così è più facile fare il contiamento. Ogni 10 secondi vorrà dire che quel sistema non potrà avere più di 2000 utenti. Perché se un utente fa una query ogni 10 secondi e il sistema va in grado di fare 200 query al secondo, il massimo numero di utenti sarà 2000. Dopodiché si inceppa. Tu premi e non ti risponde più, perché non c'è più il tempo materiale per poter. È come una coda che si allunga sempre di più, perché gli sportelli non riescono a smaltire, sportelli del database, non riesce a smaltire tante persone quante ne arrivano. E se tu sei l'ultimo non passerai mai. Allora, cosa succede? Che per gestire quei 1000 utenti, 2000, perdono, utenti, devi comprare più hardware, comprare un altro database server in modo da smistarsi il lavoro a metà e metà. Spendere soldi. Non è che puoi dire agli utenti non venite, anzi, in teoria in qualunque tipo di attività più utenti hai più sei contento, perché in qualche modo probabilmente riesci a monetizzarlo. Però ti costa avere server in più a cui dirottare queste richieste. Quindi apro un secondo sportello, faccio una seconda fila se voglio smaltire. Ecco, in realtà costa molto meno quando si riesce a fare in modo che quella fila lì vada più veloce. Se tu riesci a prendere quella query da 50 millisecondi e farla diventare 20, automaticamente hai 2,5, hai un fattore 2,5 di miglioramento sul tempo di esecuzione, ma chi se frega sono millisecondi, sugli utenti che sei in grado di servire. Questa è la quantità che ti interessa, a parità di costo. Quindi fare le cose bene, fare le cose in modo efficiente ha un risvolto anche direttamente quantificabile. E quindi se riusciamo a buttare via la parte di ottimizzazione delle query, farla una volta sola per ogni tipo di query, anche lì stiamo guadagnando millisecondi, ossia guadagnando scalabilità. Ok, come facciamo a risolvere questi due problemi che sembra che non c'entrino nulla uno con l'altro? Quello della sicurezza è quello uno degli aspetti legati alla prestazione, perché le prestazioni, abbiamo visto prima, c'entrano gli indici, c'entrano tante cose. Usare il meccanismo che si chiama dei prepared statement, cioè istruzioni preparate, preparate in anticipo, in cui viene separato proprio in due metodi diversi le due fasi di
creazione di uno statement e esecuzione dello statement stesso. Nel codice che abbiamo scritto finora c'era statement.executeQuery. ExecuteQuery che come parametro riceveva la query. Quindi in quel metodo, in quella chiamata di metodo lì, veniva fatto tutto, viene decisa la query, analizzata, ottimizzata, eseguita e ritornato il risultato. Noi separiamo semplicemente queste operazioni in due, una prima fase di preparazione della query e una seconda fase di esecuzione della query. Nella preparazione della query definisco la struttura dell'interrogazione, nell'esecuzione passo solamente più i valori dei parametri. E quindi potrai la preparazione fare una volta sola e l'esecuzione farla mille volte. Tanto è stata preparata una volta sola. Quindi si parla di un statement preparato che può essere eseguito anche più volte, però la fase di preparazione è avvenuta una volta sola. Questo, quindi separare la preparazione dall'esecuzione, significa anche, e vediamo com'è facile farlo, separare la definizione dello schema, della sintassi dell'interrogazione che vogliamo fare rispetto al valore dei parametri, perché poi nella fase di esecuzione ogni volta dovrò avere un meccanismo per passare dei valori diversi dei parametri. E quindi magari risolvo anche il problema di sicurezza, perché non devo più andare a inserire i parametri dentro la stringa. Facciamola breve. La struttura è questa. DriverManager.getConnection è uguale. Quando io definisco degli statement preparati, definisco non direttamente l'istruzione SQL da eseguire, ma uno schema, un template dell'istruzione stessa. Dove, quando ho dei parametri variabili, che possono variare in funzione dei dati che provengono dall'utente, ad esempio, lascio indicato un punto interrogativo, un placeholder. Quindi dico, guarda, io prevedo di fare una query di tipo update music set price uguale qualcosa, URD uguale qualcos'altro. Il qualcosa e qualcos'altro non lo so ancora, io sto solo preparando la query. Però ti dico che i due parametri che ha questa query sono questi due. E sono inseriti in quel punto lì all'interno dell'interrogazione, della query stessa. Dopodiché mi faccio creare uno statement, non di tipo statement, ma di tipo prepare statement, con l'istruzione, col metodo connection.prepare statement. Ieri facevamo connection.create statement, crea un nuovo oggetto di tipo statement. Invece qua crea un nuovo oggetto di tipo prepared statement, quindi si usa quest'altro metodo. E l'oggetto prepare statement. Questo oggetto statement non è ancora direttamente eseguibile perché non ha i parametri, non ha i valori. Per eseguirlo dovrò usare il metodo .execute. In questo caso è un update, quindi non è execute query, ma sarà execute oppure execute update, con gli stessi metodi di prima, in cui però nel metodo esecutivo non indico più la query, non devo più scrivere qua, tra parentesi, nell'execute query, la stringa di SQL, perché l'ho già detta prima, quando ho creato lo statement. Quindi lui usa quella là di prima, che ha già nel frattempo preparato con calma. E i parametri? Beh, i parametri li devo passare con dei metodi set. È simmetrico di quanto facciamo quando recuperiamo i risultati della query, dove abbiamo getInt, getString, eccetera, per andare a prendere i valori dei risultati sulla riga del cursore. Qui invece siamo in fase preparatoria, andiamo a impostare, a sostituire al posto del primo punto interrogativo il valore di questa variabile, che in questo caso era un float, e al posto del secondo punto interrogativo il valore di quest'altra variabile, che era un int, ma potrebbe essere uno string, potrebbe essere qualcosa. Quindi noi qua nello statement, prima di eseguirlo, usiamo dei metodi set che impostano i valori 1, 2, 3, il primo parametro 1, 2, 3, un parametro numerico, che va a identificare quale dei punti interrogativi vogliamo sostituire. 1 vuol dire che questo parametro va al posto del primo punto interrogativo, 2 vuol dire che va al posto del secondo punto interrogativo, e così via.
e gli passo poi le variabili Java direttamente che devono essere inserite in quel punto, anche di tipo stringa ovviamente. Allora, che vantaggi ho? Tantissimi. Uno dal punto di vista delle prestazioni, vedete che questo statement è dentro un ciclo for, viene eseguito molte volte, ma la fase di preparazione è venuta una volta sola, quindi ho il beneficio della maggiore velocità di esecuzione, ma ho anche un beneficio di programmazione, cioè se io avessi questa riga qua è molto più semplice da leggere, facile da leggere e da capire, che non questa, dove c'è apice, chiuso apice, virgolette, più e più, eccetera. È più difficile da capire che cosa fa qua, perché si mescolano la sintassi delle SQL con quella di Java. Mentre qua è molto più esplicito. Beh, la query da fare è questa, punto interrogativo sono i parametri. Quando metto dentro i parametri, lo faccio non attraverso una concatenazione di stringhe, ma la faccio andando a piazzare un valore, una variabile, che ha un certo tipo Java, chiamata passata da, con un metodo che è cosciente del tipo Java, farà la conversione giusta. Quindi se devo passare dei tipi complessi, tipo una data, non è più responsabilità mia formattare la data in modo che tra apici il database la veda giusta. Ma ci penserà il metodo setDate a fare la conversione dall'oggetto date al formato interno con cui il database lo vuole vedere. Non ho neanche più gli apici. Quei punti interrogativi lì, non c'è mai apice. Se devo passare un parametro di tipo string, la parola setString è il nome della stringa, user, quello di prima. Non c'è più confusione. Se quella stringa user contiene un apice, che è il carattere che prima si è fatto impazzire, se una stringa contiene un apice, va bene, è ovvio, è evidente. Non può essere inteso diversamente che quell'apice faccia parte della stringa parametro, che vada a sostituire il punto interrogativo. E ovviamente il driver JDBC che implementa queste robe non è così cretino da farla poi la concatenazione di stringhe dentro. Anzi, in realtà lo statement l'ha già mandato al database e poi addirittura il driver al database manderà solo i parametri, codificati in binario protetti. Quindi no, tutti i problemi che avevo prima di SQL injection scompaiono. SQL injection è dovuto al fatto che concateno le stringhe senza accortezza. Qui le stringhe non vengono mai concatenate, viene sempre tenuto separato il template di interrogazione dai valori dei parametri. I valori dei parametri vengono convertiti e spediti al database separatamente dall'istruzione, in un modo che non conosciamo, dipendente, ci pensa il driver di JDBC, a farlo nel modo più opportuno e più efficiente. Quindi abbiamo solo da guadagnarci. Ci guadagniamo in chiarezza, ci guadagniamo in prestazione, ci guadagniamo in sicurezza, ci guadagniamo in controllo da parte del compilatore Java del fatto che passiamo i parametri di tipo coerente, ci eliminiamo il problema di dover convertire i dati nel formato che al database piace. Quindi questo prepare statement richiede una riga in più di codice, ma di sicuro è, da tutti i punti di vista, meglio che non usare gli statement normali. No? Io mi chiedo sempre perché mai continui a esserci l'oggetto statement e non l'abbiano buttato via. No? Proprio perché non è... se uno volesse eseguire uno statement senza parametri lo può fare anche col prepare statement. No? Quindi per noi ci dimentichiamo dell'esistenza dello statement, del create statement, anche se avete gli esempi in giro, sui libri, eccetera, ci dimentichiamo, però usiamo sempre i prepare statement che con meno sforzo ci danno più vantaggi. Quindi in analisi di Pareto di sicuro vincono. Questo qui ha il beneficio che per quanti errori di programmazione facciamo, non esponiamo mai il nostro sistema alla SQL injection. I dati degli utenti vengono sempre trattati come dati e non potranno mai essere trattati come parte di un'interrogazione che verrà eseguita a nostro tradimento. Questo lo saltiamo, non ci interessa. Sarà un'altra ottimizzazione possibile che va oltre il prepare statement, ma non andiamo oltre. Ok? Quindi questa è la prima cosa. Di tipo operativo, ma... È
era meglio trattarla prima che voi cominciate a scrivere troppo codice, no? Mettiamoci bene in testa che si usa prepare statement. Nel nostro esempio, se vogliamo, facciamolo pure, modifichiamolo. Ma è una modifica veramente minima. Nell'esempio di ieri. Nell'esempio di ieri avevamo la classe interroga, che era quella che faceva per noi tutte le interrogazioni. Se anziché create statement, noi gli facciamo un prepare statement. Quindi diciamo, dobbiamo un attimo anticipare la stringa, SQL. E a questo punto diventa così, where nome uguale punto interrogativo. A questo punto di questa stringa SQL viene usata per preparare un nuovo statement, di tipo prepare statement ovviamente, a cui passo come parametro questa stringa SQL. Ce la fai o torni? Ce la fa? Ho sbagliato qualcosa qua. Questo qua è sbagliato. Ho sbagliato a importare, occhio che è un errore che potete fare anche voi, com.mysql.jdbc.preparestatement. Questa è la classe concreta com.mysql del driver JDBC. Noi non dobbiamo mai usare queste, ma sempre le classi standard, generiche, astratte, che si chiamano java.sql. Ho cliccato sul primo anziché sul secondo, ho sbagliato. Lui mi propone due classi che chiamo prepare statement, una com.mysql e l'altra java.sql. Sempre java.sql. Tutte le classi interne al driver JDBC noi non le dobbiamo usare mai. Ok? Per fortuna se ne è accorto lui prima che il danno fosse più evidente. Dopodiché, ho preparato lo statement, prima di poterlo eseguire devo passargli il parametro. Quindi in questo caso st.setString del primo argomento parola. Si chiama parola, no? Il parametro? Sì. Quindi la modifica è minima. Anticipo la specifica della stringa SQL al momento in cui preparo lo statement, definisco il nuovo prepare statement, e poi un attimo prima di eseguirlo gli passo la parola senza dover fare più la concatenazione di stringhe. Quindi a livello di codice praticamente lo stesso numero di linee, anziché fare una più, una concatenazione qua dentro, ho fatto questa set string che però è più pulita, se qua mi sbaglio non metto una stringa, metto un intero, fa lui tutto il controllo dei tipi. Se invece concateno string potrei fare degli errori. Quindi questo qua è il modo che avremo sempre di lavorare. In questo caso ho preparato uno statement che uso una volta sola, perché lo eseguo e poi esco. Pazienza. Non è, ci mette più tempo che non uno statement normale. Volendo potrei, se questo programma fosse più, diciamo, avesse eseguiti di efficienza maggiore, questa parte qui metterla fuori, metterla nel main, in una fase di inizializzazione apro la connessione e preparo una certa serie di statement che rimangono già lì preparati, per cui poi i metodi che devono diciamo così, lavorare con le query possono attingere a quegli oggetti già pronti e fare una query semplicemente passandogli i parametri. Qui in questo caso se clicchiamo 30 volte sul bottone cerca, 30 volte verrà preparato uno statement nuovo
uguale. Mentre invece potrebbe essere fatto una volta per tutte all'inizio, se serve. Ma poi quando parliamo di connection pooling vediamo il modo di farlo in modo più generale. Ok? Quindi dal punto di vista pratico, come sempre, tutto si risolve in poche righe. L'altro problema invece è un pochino più complesso, è più di progetto, che dice, vabbè, ok, adesso abbiamo capito, ma ha tanto senso mettere in un metodo solo tutto? Cioè, che senso ha che questo metodo trova parola contenga dentro le informazioni sul database? Maledizione, se io cambiassi la password da quel database, quante volte devo andare, in quanti punti devo andare a modificare queste informazioni? Il database è unico. Allora, quell'informazione lì sarebbe bene metterla in un punto unico all'interno della mia applicazione. No? E quindi, come organizzare al meglio il nostro codice? Allora, anche qua ci vengono in aiuto i ragionamenti sul design pattern, cioè sull'organizzazione delle classi, cercando di separare, isolare le competenze, no, in classi diverse. Il codice relativo al database, qui c'è scritto, coinvolge molte informazioni specifiche, tipo i parametri di connessione, la password, il database, i comandi da dare, eccetera. No? Sono tutte cose che tra l'altro sono come dire, pericolose dal punto di vista operativo da esporre troppo nell'applicazione. Cioè, immaginiamo che domani vogliamo modificare la struttura del database e tener conto anche, che ne so, dei sinonimi. Allora, ci saranno delle colonne in più, ci saranno delle tabelle in più. Un'istruzione di questo genere, vabbè, questa è molto semplice, però già un select asterisco non va bene, perché se aggiungo le colonne si creano delle colonne in più che prima non avevo. Quindi dovrei già selezionare quelle che volevo. Ma è presumibile che magari altre informazioni, no? Altre query debbano essere modificate. Quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a separare o a confinare in un numero piccolo di classi la conoscenza di come è fatto il database. Noi qualcosina l'abbiamo già fatto per istinto, cioè non abbiamo scritto le query qua nel controller, se no sarebbe stato ancora peggio. Abbiamo già avuto l'istinto di dire, ma visto che questi sono metodi complicati, rognosi, carognosi, perché richiedono tutte queste librerie, le eccezioni, eccetera, le mettiamo in una classe da parte, che l'abbiamo chiamata interno. Quindi un passettino in questa direzione l'abbiamo già fatto. Se cambia la struttura del database, basterà aggiornare la classe interroga, ma non il controller. Il controller non sa come è fatto il database. Il controller non sa neanche se c'è un database. Addirittura vi ricordate che le prime volte che abbiamo provato a far girare questo, il controller dava una risposta quando le query non venivano neppure fatte, ma il controller non lo sapeva, lui tranquillamente scriveva non esiste. Quindi abbiamo separato il controller che fa il controller, quindi gestisce l'interazione utente, da una classe separata che si occupa di gestire il database. Quindi se facciamo in modo che ogni classe, ogni gruppo di classi, no, abbia un obiettivo ben definito. Allora, come si può organizzare meglio questo codice? No? Per fare anche applicazioni più complicate, senza doverci poi pentire, no, della struttura. Allora, il pattern che utilizziamo si chiama DAO, Data Access Object. È il nome di questo pattern che adesso impariamo per organizzare le classi. E divide le classi in gruppi diversi. Da un lato ci sono le classi client, cioè le classi che hanno bisogno di accedere al database. Ad esempio il controller, ma anche il modello a volte. Classi di applicazione che hanno bisogno di conoscere
le informazioni presenti nel database, ma che devono essere il più possibile ignoranti rispetto ai dettagli del database. Cioè, alla connessione, a come si scrivono le query, come si scrivono in modo ottimizzato, qual è lo schema delle tabelle, quali sono gli indici che esistono, eccetera, eccetera. Voglio un dato, dimmi qual è l'utente. Questo utente è giusto, la password è giusta, quali sono i suoi dati, dove è nato. L'applicazione ragiona in questi termini. Voglio informazioni che so che sono memorizzate in database, ma non voglio curarmi di conoscere come si fa a interagire con un database. E si appoggiano per questo su delle classi che chiamiamo classi DAO, che sono classi oggetti per l'accesso ai data access object, vuol dire questo, oggetti per l'accesso ai dati, che hanno come unico scopo nella vita quello di raccogliere i metodi per fare le interrogazioni più opportune, più utili sulla base dati. Quindi tutto il codice che accede al database è incapsulato dentro classi che per noi hanno questa sfumatura, sono delle classi di tipo DAO. Sono classi normali, no? Però noi ci mettiamo DAO nel nome, così ci ricordiamo che servono a quello. Sono le uniche classi che contatteranno il database. Fanno le query, sanno come fare la connessione, sanno le SQL, sanno come gestire JDBC e ritornano i risultati al client. La classe DAO non ha la minima idea del motivo per cui il client gli ha chiesto una certa cosa. Due classi che ignorano ciascuna i dettagli dell'altra sono un buon progetto. Cioè, il DAO esegue le query su richiesta delle classi dell'applicazione, del client. Perché il client mi ha chiesto questo? Non lo so, ma non mi interessa. A parte il fatto che non interessa, ma questo vuol dire che noi dentro il codice del DAO non dobbiamo fare delle assunzioni che dipendono dalla conoscenza di come l'applicazione userà queste informazioni. Cioè io non posso avere un metodo del DAO che mi chiede, che ne so, se la password di un utente è valida, e un altro metodo che mi chiede tutti i dati dell'utente. Non posso fare l'ipotesi che il secondo metodo verrà sempre chiamato dopo il primo. Non posso, perché questa è una conoscenza applicativa, l'applicazione funziona in quel modo e chiamerà quei metodi in un certo ordine. Il DAO deve avere dei metodi che funzionano sempre senza presumere di conoscere come i suoi metodi verranno chiamati e perché e dove andranno a finire i suoi dati. Ok? Quindi sono metodi che ciascuno fa il suo lavoro, incapsulano, nascondono i dettagli dell'accesso al database e forniscono i dati di ingresso e uscita secondo delle classi di modello, classi che sono comprensibili dell'applicazione, cioè nessun'altra classe della mia applicazione dovrà mai importare nulla da JDBC, se non le classi DAO. Quindi io una classe DAO non mi dà mai un result set in ritorno, mi darà sempre una lista di oggetti parola, di oggetti user. Quindi tutto il codice JDBC è incapsulato dentro le classi DAO. Ovviamente questa classe DAO userà tutti i driver manager, result set, data source che impareremo la settimana prossima, eccetera, eccetera. Ma le usa solamente il DAO, tutte le classi di basso livello di manovalanza di accesso al database. Ecco, la comunicazione tra questi due signori, tra il client e il DAO, il client sa di che cosa hai bisogno, il DAO sa come ottenerlo dal database, questa comunicazione avviene attraverso una serie di classi, noi conosciamo già le MVC, io le chiamerei classi di modello, dei bin, degli oggetti che contengono, descrivono l'informazione in un formato che sia capibile dall'applicazione, coerente con ciò che l'applicazione deve fare e anche allo stesso tempo coerente con la struttura del database. Ricordate, ieri abbiamo fatto una classe parola che era la fotocopia in Java della struttura della tabella in SQL. Queste sono classi che nella terminologia del pattern DAO vengono chiamati transfer object o data transfer object. Sono i bin, sono le classi, sono i semplici oggetti. Cosa sono questi semplici oggetti? Contenitori di dati. Quindi loro non sanno chi è il DAO, non sanno chi li usa, non sanno perché li usano, sono semplicemente contenitori di oggetti che fanno il loro lavoro, contengono dei valori. Avranno i metodi get e set, avranno i metodi
equals hash table, hash code, scusate, avranno dei metodi di validazione interna per sapere se questo dato è valido, è completo, è coerente, va bene. Ma sono classi che astraggono rispetto a un dato e vengono usate dal client per passare informazioni al DAO, dal DAO per ritornare informazioni verso il client. Sono le stesse classi che fanno parte del modello dell'applicazione, perché sono poi le informazioni, rappresentano le informazioni sulle quali l'applicazione lavora. Ok, quindi tra il client e il DAO ci sono dei pezzi del modello, non tutto il modello intero, ma delle parti del modello. Quindi, a livello proprio di import, di codice, le classi applicative devono conoscere il DAO, devono conoscere il modello, cioè i bin. E quindi tutto. Ma non conoscono JDBC. Non importa nulla JDBC. Il DAO conosce JDBC e il modello, perché deve lavorare su quelle classi, non conosce il client. Non c'è nessun riferimento mai in una classe DAO rispetto alle classi che lo richiamano. Né la vista, né il controller, niente, non sono noti al DAO. Gli oggetti di tipo bin, di tipo modello, di tipo transfer object, chiamiamoli come vogliamo, sono intercambiabili in questo schema, non conoscono nulla, non conoscono JDBC, non conoscono il client e il controller, non conoscono la vista, non hanno nessun riferimento a JavaFX, non hanno nessun riferimento a JDBC, nessun riferimento al DAO. Sono le più ignoranti di tutti, nel senso che vivono o possono vivere indipendentemente da tutto il resto. La classe DAO dice, vabbè, conosce solamente JDBC ma non il client. Quindi, riassumendo il diagramma delle classi, viene fuori una cosa di questo genere. C'è un client, immaginiamo che sia il controller nel nostro caso, ha bisogno di accedere al database, quindi usa un oggetto di tipo DAO e questo oggetto conterrà dei metodi per creare, leggere, aggiornare, cancellare dei dati. Questo oggetto, lui, lavora con il driver manager, qui c'è scritto data source, ma è un altro tipo di driver manager, e il result set, quindi a destra, la colonna di destra è il mondo JDBC, il DAO conosce il mondo JDBC, e poi prende, ad esempio, il risultato di una query, sotto forma di result set, e lo travasa dentro degli oggetti di tipo TO, transfer object, dei bin. E quindi copia, l'abbiamo già fatto noi in realtà, senza saperlo. Abbiamo creato un oggetto di tipo parola dentro cui abbiamo messo i risultati della query. Questo oggetto l'abbiamo restituito al controller, il quale, vabbè, è un oggetto che contiene i dati che mi serve, l'ho usato. Quindi l'interfaccia tra il client, il controller, cioè, e il DAO è sotto forma di oggetti condivisi che fanno parte del modello su cui lavora l'applicazione. Noi useremo sempre questo path. Come vedete, non c'è nessuna freccia che esce dal TO. Cioè lui non conosce nessuno, non chiama il metodo di nessun altro, non importa nessun altro. Il DAO importa questo, quindi conosce JDBC, conosce il modello, ma non conosce il client. Non c'è nessuna freccia che dal DAO permette di chiamare un metodo o conoscere il nome del package del client, di chi lo sta usando. E viceversa, il client ovviamente conosce il DAO perché lo deve creare o deve usare e conosce gli oggetti su cui lavorare. Crea barra usa perché dipende, se sto inserendo un dato, no, inserisco un nuovo dato, allora il transfer object viene creato dal client e usato dal DAO. Se sto facendo una query, invece io passerò al DAO la query, lui mi ritorna l'oggetto che contiene il risultato della query. Quindi questo è versato. Però questo è uno schema che avremo sempre. Quindi la nostra classe, senza saperlo, che si chiamava interroga, di fatto è una classe di tipo DAO, perché funziona così. La nostra classe parola è una classe di tipo B, tipo modello. Se l'avessimo fatto oggi questo progetto, anziché chiamarla interroga, questa classe io l'avrei chiamata parola DAO. Cioè, il DAO che mi permette di lavorare con oggetti di tipo parola sul database.
per quello che ieri ero titubante, non sapevo come chiamarla questa, perché mi veniva il nome ma non lo potevo usare, allora ne ho inventato uno brutto. Vabbè, questo. Criteri. Come è fatto un DAO fatto bene? Il DAO non ha stato, quasi mai. Cioè il DAO non ha variabili di istanza. Non gli servono. Ha tanti metodi, i suoi metodi sono a servizio del client. Avere uno stato, avere delle variabili di istanza, variabili di classe, significherebbe che lui in qualche modo tiene traccia delle query che ha fatto, ma non gli serve, non gli deve servire. Quindi sarebbe molto strano vedere una classe DAO che contiene le sue variabili interne. Magari le variabili che contiene sono solamente quelle per ottimizzare la gestione delle connessioni, quindi magari se ha aperto la connessione a un certo momento si può ricordare com'è quella connessione senza di nuovo riaprirla. Ma la settimana prossima vedremo un modo migliore per farlo. Poi per coerenza le classi DAO tendono a gestire, cerchiamo di far gestire un solo tipo di dati. Cioè se nel mio database ho utenti, ne so, pensiamo alla roba alla Facebook, ho gli utenti, ho le amicizie, ho i post, ho le immagini, che corrisponderanno a tabelle diverse nel database, o a gruppi di tabelle diverse nel database. Allora cerchiamo di fare una classe DAO che gestisce le operazioni, che offre i metodi per operare sugli utenti, un altro i metodi per operare sui post, un altro i metodi per operare sulle immagini. Cerchiamo di dare un minimo di coerenza, no? di compattezza alla classe. Si potrebbe fare, nulla vieterebbe di fare una classe DAO unica che ha 2000 metodi e concentra tutto l'accesso al database. Però sarebbe poco portabile. Sarebbe complicato, modifichiamo una certa funzionalità, una certa sottofunzionalità del sistema e dobbiamo lavorare tutti sulla stessa mega classe. Quindi si cercano di fare delle classi che usino un numero piccolo di bin, di tipi di oggetti, di modello, e un numero piccolo di tabelle, molto coesi tra di loro. È difficile dare una definizione precisa, però diciamo cerchiamo di fare tante classi DAO quante sono le macro, i macro argomenti, no, di cui si occupa il database. Avrei tentato di dire una classe DAO per ogni tabella, ma poi non è vero perché ci sono tabelle che ci sono delle relazioni tra due classi, non ha senso fare un DAO solamente per una relazione, perché il DAO, tra le altre cose, deve nascondere il modo con cui il database organizza le cose. Quindi per dominio, per argomento. Se abbiamo appunto tante tabelle, abbiamo un database molto complesso, avremo tante classi DAO, ciascuna delle quali si occupa di gestire operazioni su una parte del database. Di solito il DAO offre dei metodi che, per non dimenticarceli, si usa la sigla CRUD, CRUD, create, read, update, delete, cioè le operazioni base che sono da fare su qualunque tipo di oggetto è creare uno nuovo, leggere le informazioni di uno esistente oppure ricercare tra quelli esistenti, update, modificare quelli esistenti, delete, cancellarli. Dimentichiamo il delete perché non si usa quasi mai. E poi può avere anche dei metodi per fare non solamente la lettura di un dato, ma la ricerca di insiemi di dati, insiemi di informazioni. Giustifico solo perché ho detto, prima di passare alla slide dopo, giustifico perché ho detto il delete non lo usiamo mai. Per realtà è un'istruzione perfettamente lecita. Se ho un sistema che gestisce gli utenti, non so, i dipendenti della mia azienda, ciascuno avrà un utente con cui può accedere al sistema, contiene le sue informazioni. Questo dipendente se ne va, lo licenzio, si licenzia lui. Allora, la prima tentazione potrebbe essere di dire, beh, allora quel dato lì, quella riga, quel record nel mio database non mi serve più, lo posso cancellare. Non è vero, perché ci sarà sempre qualcuno alla fine dell'anno che mi chiede ma fammi la statistica dei dipendenti degli ultimi 10 anni, chi è entrato, chi è uscito, quanti sono entrati, quanti sono usciti. Allora, entrati li ho, usciti, se li ho cancellati non li ho più.
Qual è la durata media del rapporto di lavoro dei tuoi dipendenti? Non ce l'ho, ce l'ho cancellato. No? Il giorno dopo questo qua ritorna in azienda. Devo di nuovo rimettere i dati da capo? Perdermi tutta la storia, magari avevo legato tutte le attività di formazione, le competenze, le attività che aveva fatto, i progetti che aveva seguito, butto via tutto e ricomincio da capo? No, eh? Allora, cancellare un dato significa marcarlo in qualche modo, in modo che non venga visto o usato dalle attività operative quotidiane. Quindi avrò un flag tipo attivo o non attivo, visibile o nascosto. Ma mai cancello il record. Ok? Quindi cancellare significa marcare come non da non usare, da non usare più nelle applicazioni normali. Poi ci sono sicuramente alcune applicazioni più avanzate che invece hanno bisogno di vedere anche, diciamo così, i record cancellati. Ok? La stessa cosa vale per voi, eh? Quando vi collegate a un sito e cancellate i vostri dati, cancellate il vostro account, sappiate che non vengono mai cancellati. Semplicemente non li vedete più, ma i dati tranquilli che rimangono. No? Quindi il metodo delete di fatto non si usa praticamente mai. Lo posso usare se devo fare le operazioni di, che ne so, ogni 5 anni, cerco di compattare i dati, buttando via la roba vecchia, vecchia di anni o di decenni, però in realtà non sto mai buttando via, sto trasportando in un database diverso, in un piano storico, e invece per ragioni di efficienza mi tengo solamente i dati freschi nel database di produzione. Ma cancellare è una cosa che ha proprio fa star male, ecco, sentire questa idea qua. Con quanto costa, col costo che ha oggi lo storage, gli hard disk, cancellare un record di 200 byte, ma non ha senso. Perché quell'informazione lì, prima o poi ti servirà. E avrai modo di pentirtene se l'hai cancellata. Vale per il database, ma vale anche per i file del vostro computer. Ok, guardiamo l'idea, diamo un'occhiata al tipo di metodi che potrà avere una classe DAO. Vabbè, ha dei metodi, qui pensiamo a una classe che si chiama user DAO, no? Database che gestisce degli utenti, è abbastanza semplice da intuire. Uno potrebbe essere, beh, io conosco la matricola, dammi l'utente. Quindi un metodo, qui l'ho chiamato find, che a partire da un numero intero che rappresenta la matricola, mi restituisce l'oggetto user. Quindi fa la query come quello che restituiva l'oggetto parola passandogli la stringa. L'oggetto user, questo oggetto user è un oggetto di tipo bin, è un bin, è un transfer object nella terminologia DAO. Un altro modo di implementare la stessa funzionalità è un metodo di tipo find id, user. Qual è la differenza? La differenza è che nel primo caso la classe user viene creata dal metodo find. Nel secondo caso la classe user viene creata a monte dal controller e viene passata al metodo find dicendogli per favore riempimi i campi di questa classe qua che ho già creato io. Prova l'utente e riempi questa classe. Non creare una nuova, ce l'ho già la classe in cui voglio che tu inserisca tutte le informazioni. Voi dite, ma perché? È più strano. Ma magari in realtà user non è una classe ma un'interfaccia. E quindi la classe che ho creato la so solo io, il metodo DAO non ha bisogno di saperlo. Quindi non può lui crearla se non sa qual è l'oggetto concreto da creare. Allora gli passo un oggetto dell'interfaccia che implementa l'interfaccia user e lui lavora su quei campi lì. Perché magari il mio oggetto è più esteso a più campi di quelli che il database interessa, perché ho dei campi miei interni, ad esempio. Quindi sono questi due modi sempre. Quando io voglio dell'informazione, lui mi restituisce un oggetto nuovo che contiene quell'informazione, oppure mi popola, mi scrive dentro un oggetto che già esiste le informazioni, le stesse informazioni. Però i metodi ovviamente sono di tipo diverso. Il valore di ritorno, qua è user, per cui se lo trova mi restituisce l'oggetto, se non lo trova mi restituisce null. In quest'altro caso ho un valore di ritorno boolean, se lo trova mi restituisce vero, se non lo trova mi restituisce falso.
Poi ho la versione compatta di quello precedente, in cui ti passo un oggetto di tipo user, di cui ho già popolato solo il campo matricola, il campo ID. Tu riempi gli altri campi. Cioè non ti passo separatamente la matricola long ID, ma l'ho scritta dentro l'oggetto. Tanto ce l'ha quel campo. Allora il metodo find, come prima cosa, va a prendere dall'oggetto U che gli passo la matricola, e solo quella, gli altri campi li ignora, usa quella per fare la query e poi popola gli altri campi dell'oggetto stesso. Può sembrare una complicazione inutile, in realtà semplifica un pochino il lavoro nel caso in cui dovessimo domani, in futuro, cambiare il tipo di questo dato qua. Se non è più un long ma è un float, qui nel caso di sotto non mi accorgo della differenza. Quest'altro caso è uguale, in cui passo altri parametri, più di un parametro, sono i criteri di ricerca dell'utente. Io l'utente lo posso cercare per matricola, oppure per mail e password, o per altri criteri. Posso avere l'elenco completo degli utenti, quindi in questo caso un metodo implementato dal DAO list che mi restituisce una lista di utenti. Tutti, dammi l'elenco completo. Oppure dammi l'elenco completo degli utenti che hanno questo nome. Search user by name, tutti gli utenti che hanno questo nome. Ecco, la differenza tra questo metodo e quello di prima è che nel caso della ricerca per matricola, per ID, sono sicuro che se l'oggetto c'è me ne restituisce uno solo. Nel caso della ricerca per nome possono esserci omonimie e quindi me ne può potenzialmente restituire più di uno. Quindi il tipo di ritorno non è più user, ma è lista di user o in generale una qualche collection di user. Anche qui posso fare lo stesso giochetto di darti esplicitamente il nome oppure darti un oggetto di cui tu puoi andrai solo a vedere il nome. Questi sono i metodi più frequenti, le ricerche. Poi ci sono i metodi di modifica, cioè crea un nuovo oggetto, create, e ti passo un oggetto di tipo user. Tante volte, ad esempio, la matricola è un campo che non specifico io, ma mi viene generato automaticamente dal database, quindi a volte il metodo create mi restituisce, in questo caso ho messo un long, la matricola dell'utente che è appena stato creato. Update è un metodo dalla firma semplice, significa ti passo un oggetto utente, tu vai a prendere l'utente che ha quell'ID e modifica gli altri campi. L'ID ovviamente non può essere mai modificato, la matricola, l'identificativo univoco non la posso mai modificare. Modificare quello significa cambiare utente. Però mantenendo il valore della matricola che c'è dentro quella classe user, cambia gli altri campi, nome, cognome, indirizzo, mail, a seconda di quelli che sono stati modificati. Delete non lo vogliamo sentire parlare, poi potrei avere delle cose di questo genere, dimmi se esiste la mail, ti do una mail e dimmi se esiste o se non esiste. Cioè, i metodi possono essere tanti, quante sono le tipologie di operazioni che vogliamo fare sugli oggetti di tipo utente. Change password in realtà è un caso particolare di update che va a modificare solamente il campo password scritto dentro lo user per lo user che ha quell'ID specifico. Quindi anche lo schema con cui si implementano questi metodi, dopo un po' fare questa idea, DAO rischia di essere una cosa che tende quasi al noioso, perché alla fine le operazioni da fare sono sempre le stesse: crea, cancella, ricerca per identificativo univoco, ricerca per campo non univoco e quindi una collection, eccetera. Però, fatto una volta, di fatto questi metodi si somigliano tutti, cambia un pochino la query che c'è dentro, cambiano i dati che devono essere trasferiti, ma poi sono molto simili tra di loro. Ma l'applicazione a questo punto usa i metodi DAO e lavora sul pulito, no? Lavora senza più toccare né usare il database. Nel nostro progetto che abbiamo fatto, in parte, come dicevo, in buona parte questo pattern l'abbiamo già utilizzato. Nel senso che il controller lavorava come un client che usava i metodi di una classe che abbiamo chiamato interroga, dicevo, da oggi in avanti dovessi riscrivere la chiamerei parola DAO per ricordarmi a che cosa serve. Questa classe interroga usa ovviamente pesantemente JDBC, che è l'unica a farlo tra l'altro, e usa
gli oggetti di modello, in questo caso parola. L'unica cosa che vorrei, mi sentirei di migliorare ancora un pochino rispetto, a parte il nome della classe, rispetto a questo schema, è di tirar fuori questa parte qui. Cioè non mi piace per nulla che queste informazioni, questa e questa, cioè qual è il database che uso, dove si trova, qual è la password, non ha senso che siano sbrodolate in 100 metodi diversi. Allora conviene a questo punto fare una classe che fa solo quello. Una classe che non fa nulla se non implementarmi il metodo getConnection. E poi, quindi a questo punto io chiamerò getConnection non direttamente ma mediato da questa classe. Io storicamente questa classe qua la chiamo così, dbConnect, così mi ricordo cosa fa. Una classe che implementi un unico metodo, getConnection. Connection ovviamente è java.sql.connection. E questa classe che cosa fa? Beh, fa queste prime istruzioni. Carica il driver, definisce la stringa e ottiene l'oggetto connection. E per il momento basta. Io in questo caso potrei anche dire che, visto che questa è già un'eccezione, questa eccezione la posso anche voler propagare al chiamante. Quindi cosa ho fatto? Non ho fatto altro che prendere le prime righe di questi metodi e incapsularli dentro un metodo getConnection di una classe di bConnect. Questo metodo potrei anche farlo statico della classe, così non devo neanche creare istanze di questa classe di bConnect. E allora mi si semplifica l'implementazione del DAO, perché tutta questa parte qui la posso buttare via e dirò come prima cosa non driver manager get connection, ma è dbConnect.getConnection. A questo punto l'informazione su qual è il database, dove, se è MySQL oppure altro, dove si trova, qual è il server, qual è il nome del DB, dello schema, qual è il username e la password, sono tutte concentrate dentro un unico classe. Questo è dentro il try catch, perché l'eccezione dovuta eventualmente a mancata connessione, la classe dbConnect non la gestisce lei, perché non saprebbe cosa fare, e la gestirà il DAO in qualche modo. Quindi questa getConnection a sua volta, vedete che throw SQL exception, può generare, può passare verso l'altro l'eccezione che viene generata da JDBC. Quindi ho nascosto questi dati. Questa cosa qui la posso mettere sotto, quindi buttare via il for name, buttare via questa che mi dava molto fastidio e andarmi a prendere la connessione attraverso questa classe intermedia. Poco furba, ma utile per nascondere questi dettagli. E a questo punto crearsi 100 metodi di DAO diversi, ma in realtà le fatto sulla connessione sono in tutto solo. E questo ci permetterà anche poi, dalla settimana prossima, di gestire in modo più intelligente le connessioni stesse. Quindi rispetto alla classe DAO, il passettino in più che facciamo è la fase di connessione, non la facciamo fare alla singola classe DAO, ai singoli metodi della classe DAO, ma li esportiamo, li fattorizziamo in una classe separata, che mi inserisce già l'oggetto connection avendo le informazioni per farlo. Ok? Quindi, per riassumere, l'applicazione che faremo adesso in avanti avranno sempre, vediamola complessivamente, la vista che arriva dall'FXML, il controller, il modello che contiene i dati su cui devo lavorare, i bin che fanno parte del modello, uno o più DAO per accedere al database e la classe dbConnect.
la nostra ricetta minima comincia un po' a complicarsi. Spesso alla volta. Giovedì, anzi domani, vi divertite.